Fugatti. Fugatti. Buongiorno. Nel tavolo si è discusso anche delle difficoltà fiscali che hanno le imprese delle zone di confine, che sono tutte zone di confine della macroregione padana. Quindi, visto anche quanto sta accadendo, le ultime notizie sono quelle della provincia di Como, della forte uscita di imprese verso altri paesi, la Svizzera, può essere la Slovenia, l'Austria, noi crediamo che ci debba essere un'azione della macroregione padana, dei governatori delle regioni del nord, per portare avanti un sistema fiscale diversificato per le zone di confine, perché altrimenti si va verso la desertificazione delle imprese in quelle aree produttive, con tutto quello che ne consegue in termini di occupazione e in termini di crescita di quelle aree. Crediamo anche che le risorse, Massimo Garavaglia ha detto che si possono prendere per esempio dalla questione dei dipendenti pubblici. Nella scorsa assemblea che avevamo fatto a Torino avevamo parlato dei famosi 30 miliardi dati alle imprese a fondo perduto. Ne ha parlato poi anche il Corriere della Sera, hanno parlato del fondo Giavazzi, magari non sono più 30 miliardi ma è qualcosa meno, ma lì si possono trovare le risorse per andare ad incidere in materia fiscale per permettere alle nostre imprese di essere competitive. E su questo può esserci appunto un'azione della macroregione padana. Abbiamo parlato anche della questione della burocrazia, perché ormai non se ne parla sempre poco, ma le imprese sono assillate dal fisco e dalla burocrazia, e sarebbe interessante un'azione sovraregionale della nostra macroregione padana per uno snellimento burocratico che parte dall'iniziativa delle regioni del nord. E l'altro tema, e mi accingo a concludere, che è un nostro vecchio tema delle gabbie salariali, noi crediamo, magari chiamiamolo in un altro modo, una differenziazione delle retribuzioni legate al costo della vita, retribuzioni da lavoro, retribuzioni pensionistiche, è un tema che deve, crediamo, ritornare, perché anche questo può dare una forma di risparmio verso quelle risorse che, come diceva Garavaglia, possono servire per diminuire la pressione fiscale. Grazie.